Le associazioni ammesse da oggi possono ufficialmente mettersi al lavoro per realizzare il Pepe Nappa e i 6 carri allegorici che animeranno la prossima edizione del Carnevale di Sciacca. Hanno a disposizione all'incirca 3 mesi. A tutte sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario di 15.000 euro per ogni carro allegorico, oltre ad un premio bonus in relazione alla classifica che sarà poi redatta dalla giuria. Si arriverà così ad attribuire un premio complessivo di 28.000 euro al carro primo classificato, di 27.000 euro al secondo, 24.000 euro al terzo, 23.000 euro al quarto, 20.000 euro al quinto e 19.000 euro al sesto. Per l'associazione che realizzerà il carro del Pepe Nappa sono previsti 9.000 euro. Il totale della spesa relativa ai carri allegorici ammonta a 150.000 euro. Le associazioni riceveranno un primo acconto di 10.000 euro il 18 gennaio e di 5.000 euro il 9 febbraio, mentre il saldo, che in pratica varierà a seconda del bonus legato alla classifica, dovrebbe essere messo entro il 60° giorno dalla conclusione della festa. È quanto è stato previsto nel bando, che contiene anche una serie di penalità, non solo premi, quindi, per le associazioni, che variano da 1.000 euro nel caso di mancato allestimento del carro per il primo giorno di sfilata a 500 euro per ogni 30 minuti di ritardo relativo alle partenze delle sfilate o all'arrivo nei pressi del parco di Piazza Angelo Scandagliato. Non solo, sono previste penalità anche per il mancato rispetto dei decibel stabiliti dalle norme sull'inquinamento acustico, con decurtazioni che variano da 100 a 500 euro dai rimborsi spettanti ad ogni singola associazione. Anche sforare i tempi a disposizione per effettuare le recite dei copioni, entro i 30 minuti, potrà comportare una penalità di 100 euro per ogni 5 minuti di ritardo, così come la mancata esibizione del gruppo a terra potrà costare fino a 1.000 euro. Questo quanto prevede il bando, poi è storia nota che per ritardi e disguidi vari il Carnevale di Sciacca non teme concorrenza. L'edizione del 2017 riproporrà alcuni esperimenti fatti in passato, a partire dal palchetto in piazza Campidoglio, dove si esibiranno i gruppi che precedono i carri allegorici, ma introdurrà anche delle novità. Da quest'anno non solo premi e rimborsi spese per l'associazione, ma anche trofei. Ci sarà il trofeo del Pepe Nappa d'Oro, che sarà assegnato all'associazione culturale che si classificherà al primo posto in almeno 3 edizioni della festa, ma per questo occorrerà aspettare. Mentre già a conclusione della prossima manifestazione ci sarà l'attribuzione del trofeo della maschera d'oro al carro primo classificato e di quelle d'argento e di bronzo per il secondo e il terzo. Infine, dal prossimo anno sarà istituito presso l'ufficio turistico del Comune l'albo d'oro del Carnevale di Sciacca, dove saranno riportati di edizione in edizione i carri vincitori con tutti i dati relativi alle associazioni che li hanno realizzati. Trofeo, maschere, albo, sarà tutto oro quello che luccicherà? Speriamo di sì.